Bella a tutti ragazzi, qui è il vostro Alert che vi parla e oggi siamo qui in questo nuovo commentary. Oggi siamo qui con il round 67 su Moon, il secondo record che vi porto per i 5 record dei 3000 iscritti. Ebbene ragazzi, la strategia la state comunque già vedendo, nel senso dovete fare una No Man's Land della Madonna. E voglio precisare innanzitutto, mentre state vedendo quello che sto facendo per i preparativi per i primi round, nel senso tutto quello che bisognerebbe fare in seguito lo faccio fin dall'inizio, perché con i soldi della No Man's Land velocizzate il tutto. Voglio dire che questa partita è durata all'incirca qualcosa come 7 e 8 ore. E questo perché? La partita poteva durare, facciamo, 2 ore in meno. Forse anche 3. Questo perché in questa mappa c'è il fottuto astronauta che per i primi 40 round si può uccidere tranquillamente. Ma dopo si ad avere dei livelli di resistenza improponibili. Nel senso, mi ricordo al round 63, se non sbaglio, ho cercato di ucciderlo. E ho usato tutte le Mustang 2 volte ed era ancora in vita. E quindi, nel senso, più avanti è veramente un problema. O vi tenete le CAD, QED. Il problema è che quando avete problemi di munizioni non potete usare i Gersh per appunto farvi uscire dei bonus, quindi altre munizioni, appunto con l'hacker. Però è una scelta un pochino vostra, anche perché c'era tempo fa dei glitch praticamente. Adesso non mi ricordo se erano dei glitch o proprio la mappa che era buggata, mi sa più un bug che un glitch, con cui si poteva tranquillamente bloccare la sonata, che tipo si metteva a ballare da fermo, qualcosa del genere. E il problema è che o succede oppure c'era un metodo per farlo, però io purtroppo non l'ho trovato, anche se l'ho cercato al volo, quindi ok dai, mi arrangio. La strategia la vedrete dopo in seguito, quando inizierò a fare round seriamente, sarà girare nella prima stanza con un giro che ho visto dal buonissimo Steve, che ha fatto 160 e qualcosa, credo. Non mi ricordo semplicemente perché l'ho visto durante in streaming, c'era anche qualcuno di voi, credo, perché c'erano anche Coscino, forse. Se non mi ricordo, lo streamer praticamente è diventato più italiano che inglese. Ma comunque, questa strategia è forse una delle migliori perché è veramente molto veloce, facile da fare e se ci si incastra è errore proprio. Quindi se si fa pratica è quasi impossibile incastrarsi. Poi vabbè, ci sono problemi di munizioni, ovviamente, come ce ne possono essere in qualsiasi partita. Però, nel senso, si va avanti abbastanza facilmente. Per quanto riguarda i primi round, invece, ho preferito stare nel corridoio 11. Anzi, scusate, i primissimi round, quindi tipo fino al round 9, li ho passati di coltello Bowie nella prima stanza, che è la cosa più veloce che si può fare. Io mi sono preso anche la MPL, quindi magari anche fino al round 12 potevo. Però ho detto, ma sì dai, iniziamo a girare nel corridoio 11. Perché nel corridoio 11? Lo spawn è velocissimo. Però non è veloce quanto la prima stanza. Il problema della prima stanza però è che arrivano molti zombie anche da sotto, e i round più avanti arrivano subito, i round più bassi ci mettono veramente tantissimo ad arrivare. Quindi ho preferito piuttosto passare il round. In realtà ci sarebbe, nel senso, i primi round li ho passati qui, ci potrevo anche andare avanti. Però questa, la strategia di girare qui dentro va usata round, non lo so, non dico dal 70, perché in realtà la strategia dal 50 in su, la velocità degli zombie è praticamente identica alla velocità di spawn. Però non lo so, ho preferito la prima stanza anche perché volevo testarla e ho detto, ma sì dai, va veloce, andiamo avanti così. Ma i problemi che ho avuto sono stati molto diversi, nel senso, come ho detto prima, c'era l'astronauta che mi dava fastidio, era lì in mezzo. E quindi come ho risolto? Ho girato con l'astronauta? No, manco morto, perché se andava in punti che non mi andavano bene non potevo stravolgere i giri soltanto perché mi era comodo. Quindi ho deciso di fare una cosa un pochino che mi è andata contro per quanto riguarda il tempo, nel senso, io appena l'astronauta arrivava nella mia prima stanza correvo direttamente verso la cupola. A parte qua fail della wavegun del cazzo, ma comunque correvo verso la cupola e continuavo a uccidere, quindi farmi il round nella cupola, finché non era arrivato di nuovo l'astronauta, no, ha fatto il giro della mappa, e dopo prendevo il teletrasporto e tornavo qua nella prima stanza. Ebbene, soltanto il tempo di fare il giro della mappa ogni volta era un minuto, e più avanti mi iniziavo a farlo una volta a round o ogni due round. Quindi contiamo, facciamo 20 minuti e mezz'ora tanto per questo giro avanti e indietro. Poi contiamo che nella cupola lo spawn penso sia un terzo della velocità di quello della prima stanza, quindi il tempo di rallentamento degli spawn è allucinante e lo notavo veramente tantissimo. Un'altra cosa che poi mi ha fregato da round 55, mi sono ritrovato completamente senza munizioni e non c'erano bonus e adesso non ricordo perché non volessi fare caso. Non lo so, forse in quel momento ero rincoglionito, probabilmente dopo le ore che avevo già passato. E quindi non ho fatto casse, perché volevo tenermi, volevo tenermi le Mustang. Ebbene, ho passato tutto il round 55 di flopper. E se non sbaglio, il round 45, no, il 55, scusate, è durato 45 minuti. 45 minuti in cui ho passato a uccidere col flopper. E indovinate un po', ho fatto un fail ancora più assurdo. Mi era uscito un bonus, pronto a crearlo con le munizioni. Bene, sennò che l'hacker è rincoglionito, quindi a volte vai vicino e non ti dà la scritta. Bene, dei tre bonus che mi sono usciti tutti li ho presi mentre tenevo l'hacker. E avevo finito anche i Gersh.
Quindi bam, inculatissimo, tutto round 55, così è stato uno strazio veramente assurdo. Quindi quello mi ha fregato anche di tempo, quindi contiamo che se avessi avuto, in senso, se avessi potuto fare quel bug dell'astronauta, quindi lì già risparmiavo, penso, dato che round sulla cupola ne ho fatti abbastanza, penso avrei risparmiato almeno un'ora e mezza tra giri e round, più questo round 55 che poteva durare 5 minuti, invece è durato 9 volte tanto. Penso che avrei potuto risparmiare dalle 2 ore alle 2 ore e mezza, penso. Quindi se cercate di fare moon tranquilli, se riuscite a fare partita fatta bene, la mia era una partita comunque un pochino, non dico a scazzo, però organizzata molto male, se riuscite a fare una partita fatta bene in 7 ore, penso che un round 70 potete farvelo abbondantemente, perché io in 7 ore ho fatto il 67 tra tutti questi casini, tutte queste cose che sono capitate, più ovviamente la mia morte veramente orribile al round 67. Adesso non ricordo se avevo fatto altri a terra prima, ma mi sa di sì. Infatti sto guardando, 65 non avevo più revive, ok, no, perché non mi ricordo sugli altri fail, probabilmente erano a terra del cazzo anche gli altri, però veramente l'ultimo, veramente, avrei potuto in qualsiasi, cioè, non sapevo neanche, in quel momento ero veramente indeciso, adesso lo vedrete a schermo tra poco, e mi hanno incazzato malamente, ero indeciso se muovermi per cercare di scappare o stare fermo, come ho fatto, per cercare appunto di salvarmi perché c'era lista, e invece l'ho preso nel culo. Adesso vi lascio al fail allucinante. Comunque il video è finito, spero che questo record vi sia piaciuto, adesso arriveranno anche gli altri, quindi state tranquilli, voi appassionati di zombie non mancherà nulla. Ragazzi, vi consiglio di provare Moon perché è una mappa veramente bella, stronza, però molto bella. Magari anche in co-op dovrei provare io, perché dobbiamo fare un record. Sarebbe da fare un record con facendo l'easter egg avendo tutti i bonus. Il problema sarebbero le pause, però vabbè, non importa, nel senso, ci proverò comunque. Io ragazzi vi saluto e ci vediamo in un prossimo video. Un abbraccio, alla!